Il criceto è un roditore che si adatta facilmente alla vita in appartamento, grazie anche alla sua piccola taglia. È un compagno vivace, iperattivo, simpatico, che richiede spazi ridotti e non ha esigenze particolari. Ha un'aspettativa di vita piuttosto breve, compresa tra i 2 e 3 anni, ma questo può cambiare da specie a specie. È un animale notturno, tende a dormire durante il giorno e attivarsi dalla sera alle prime ore del mattino. Ma attenzione che queste abitudini potrebbero cambiare quando viene cresciuto in cattività. In natura si nutre di alimenti sia di origine animale che vegetale, come piante, semi, germogli, tuberi, insetti, vermi e frutta. E così anche il criceto che vive in casa deve avere una dieta bilanciata costituita da pellet specifici per le specie, ed è necessario completare l'alimentazione commerciale con l'aggiunta di una piccola quantità di proteine animali, come uovo sodo, formaggio fresco o yogurt. Questi animali possono nutrirsi di alimenti vegetali cotti o freschi, come trifoglio, radicchio, insalata, broccoli o carote. Anche la frutta va bene, ma solo in piccole quantità, scegliendo tra mela, fragola, pera, albicocca, prugna e banana. Invece, gli alimenti controindicati sono i semi di girasole e i cibi zuccherati e ricchi di grassi. Questa dieta alimentare si adatta alle varietà di criceti più diffuse e, a questo proposito, tra quelle che si possono acquistare presso i rivenditori specializzati troviamo il criceto russo, detto anche orsetto russo o criceto Campbell, che è originario della Russia, della Cina settentrionale e dell'Asia centrale. Può pesare circa 30 grammi e raggiungere i 13 cm di lunghezza. Il criceto siberiano, che proviene dal Kazakistan e dalla Siberia, il cui peso può variare tra i 30 e i 60 grammi e che non supera i 10 cm di lunghezza. Il criceto dorato, che è originario della Turchia e della Siria ed è stato il primo criceto ad essere allevato. Esistono varietà a pelo lungo, a pelo raso, di colore nero, cannella, bianco e nero, pezzato e addirittura albino. E infine il criceto di Roborovsky, che è originario della Russia, della Cina del Nord, della Mongolia e che prende il nome dall'esploratore russo che lo scoprì. È tra i più longevi perché può superare i 3 anni di età e raggiungere i 6 cm di lunghezza per 50 grammi di peso. Al di là delle varietà, è consigliabile far visitare il criceto al momento dell'acquisto e per un paio di volte all'anno, rivolgendosi ad un veterinario esperto in animali non convenzionali. La visita dovrà essere effettuata in caso di variazioni delle abitudini o in presenza di sintomi come la riduzione dell'appetito, l'aumento o la diminuzione della sete, la diarrea, l'alopecia, la forfora o la difficoltà respiratoria. Il veterinario controllerà tutto il corpo e farà una valutazione della funzionalità cardiaca e respiratoria, tenendo presente che i criceti hanno una frequenza cardiaca molto elevata, compresa tra i 250 e i 500 battiti al minuto. E per concludere, per i criceti anziani si raccomanda di effettuare dei controlli periodici, perché sono predisposti a sviluppare patologie tumorali.